Giacomo Roberto, Scuola di Pittura alla Prima, benvenute e benvenuti. Oggi parleremo un po' di pittura all'aperto, di pittura in plein air, di pittura dal vero, dal vivo. E questo è un piccolo lavoro che ho realizzato l'altro giorno qui su un viale lungo il fiume a Pisa in compagnia di alcuni allievi ed è una cosa che è stata realizzata in un'ora e mezzo, due ore al massimo, ora non mi ricordo di preciso. Si tratta chiaramente di una pittura alla prima realizzata così sul momento con pochi colori, pochissimi colori, un giallo di cadmio, un blu oltremare, un rosso ossido trasparente che è una sorta di terra di siena bruciata per chi non lo sa e chiaramente del bianco. Sì, forse ho usato anche un altro blu, esattamente il blu cobalto, per realizzare il cielo insieme al bianco, perché chiaramente si adatta meglio per il cielo che invece dell'oltremare, però questa è una cosa abbastanza risaputa. Bene, cosa ho fatto poi? Ho scattato anche delle fotografie, ne vedete alcune, ho scelto poi questa fra quelle che avevo realizzato per la sua ampiezza, no? Di spazio che dà quella sensazione. È chiaro che si tratta di due colpi d'occhio molto differenti, no? Qui praticamente il quadro va a lavorare su questa zona, no? Su questa zona del lavoro, sulla parte centrale, e la fotografia invece inserisce tutto questo. Quindi sarà interessante adesso andare a realizzare in studio questo lavoro, cercando di riportare un po' le sensazioni calde, morbide, avvolgenti dello spazio del viale, perché questo lavoretto è stato realizzato, perché questo lavoro alla prima è stato realizzato molto presto. Noi siamo arrivati sul luogo, erano le 7:30 la mattina di domenica e alle 10 eravamo via, quindi abbiamo lavorato proprio nelle prime ore della mattinata, quando l'aria è più pulita ma anche i colori sono più caldi, e chiaramente più si va invece durante la giornata, più che i colori chiaramente si schiariscano e si raffreddano anche leggermente e si rendono anche meno saturi, perché ovviamente c'è una quantità di luce maggiore. Il concetto della saturazione richiede molti discorsi e alcune lezioni approfondite, poi magari vedremo anche quello quando avremo tempo. Bene, e quindi adesso andiamo a vedere che cosa sarò capace di realizzare in studio. Naturalmente qui su YouTube vedrete una lezione un po' limitata dal tempo, ma potrete facilmente collegarvi al mio sito seguendo i link che sono qui inseriti sotto la lezione ed accedere così alle lezioni sul paesaggio che sono svolte in modo completo e dove potrete vedere tutta una serie di informazioni che sono necessarie per una buona pittura del paesaggio, dall'inquadratura, dalla scelta del punto focale, dall'utilizzo dei pennelli, eccetera. Per chi invece vuole sapere qualcosa di più preciso, di più chiaro sulla pittura alla prima, può scegliere tra i miei prodotti il corso base di pittura alla prima o il corso di pittura alla prima tecniche avanzate, che riguarda appunto delle tecniche innovative rispetto proprio alla pittura alla prima in senso generale. Bene, vi lascio a questa lezione, andiamo un po' a vedere che cosa sono stato capace di combinare. Eccomi qui di fronte alla tela bianca, una tela di cotone, e faccio uno schizzo fondamentalmente del lavoro. Attenzione che non è un disegno preciso di quello che ho davanti, nel senso che qui ci sono degli alberi, tre alberi e dei cespugli, non è che c'è da fare un grande disegno, non è un ritratto, non è una figura umana. Bisogna che le cose tornino e che stiano fondamentalmente dove sono. Però se l'albero è un pochino più largo, se lo spazio tra due alberi è diverso, non cambia assolutamente nulla. Quindi cerchiamo di fare uno schizzo che permetta di far sì che le cose tornino e che ci serva come punto di riferimento. Potremmo anche non farlo, però la mente umana predilige sempre che ci sia un qualcosa sotto, una traccia. Questo permette effettivamente poi, quando si mette il colore, di metterlo con maggiore cognizione di causa. Cosa sto facendo qui? Sto dando il cielo. Parto dal cielo. Cosa devo partire? Parto da quello che è più lontano, perché poi ci andrò a costruire sopra. Quindi è inutile che mi metta a fare
prima che so, il prato, i tronchi degli alberi. Quindi vado a impostare il cielo con dei chiari, lavorati col cobalto, un po' grigiati in alcune zone, per renderlo assomigliante a quello che ho nella fotografia. E questo è un lavoro che non va sottovalutato. Diciamo, butto via, metto lì un po' di celeste, metto. Anzitutto bisogna che sia un celeste che funzioni e che quindi non sia troppo saturo, perché generalmente i cieli vengono estremamente vivaci, ma non sono così, quindi questo lo rende ideale. E poi bisogna che ci siano degli equilibri, no? Tra i pieni e i vuoti, così come vediamo nella fotografia. Ora cosa sto lavorando invece? Sto lavorando sempre sui vuoti, ma sui vuoti questa volta che non sono dati dalle ombre. Ecco, vedete le ombre? Visto? Quindi ho lavorato su quelle che sono, diciamo, le superfici del prato che non erano ombre. E poi lavoro sulle ombre dei tronchi. Praticamente il lavoro sulle ombre qui è fondamentale. Io lavoro le ombre come se fossero tronchi, come se fossero casse, come se fossero ponti, qualsiasi cosa. Sono una parte scura e quindi la caratterizzo in maniera decisa. Sto usando pennelli di setola, attenzione, tutto questo lavoro praticamente userò solo pennelli di setola. Userò poi alla fine anche dei pennelli un po' più morbidi, ma niente di che, è veramente relativo. Quindi si può lavorare anche con dei pennelli duri su una tela di cotone. Pochissimo diluente, in questo caso ad esempio non ce n'è per niente, per avere delle ombre piene, delle ombre un po' trasparenti, ma comunque forti. I colori che ho usato qui in tutto il quadro sono fondamentalmente tre: un giallo di cadmio, il rosso ossido e il blu oltremare, poi vabbè il blu cobalto per il cielo e poi l'ocra, ma insomma sono 4-5 colori. Quindi con 4-5 colori, come vedete, si può lavorare. E vedete che il verde, che è la parte più scura di quella zona della fotografia, dell'immagine, è più o meno realizzata con un colore simile a quello delle ombre. Mentre qui sto usando già un verde un pochino più saturo, un pochino più vivace, perché lo richiede. Ma attenzione, su cosa sto lavorando? Sto lavorando sulla parte scura sempre, eh? Sulla parte scura della zona che vedo. Dice, ma poi le parti chiare, così belle, quei gialli, quegli ocri, ok, ce li daremo dopo. Qui ad esempio ho già impostato i tronchi degli alberi, è semplice, con un pennello più sottile, e questo poi mi permette di andarci sopra. Dice, ma come fai a fare i tronchi? Ancora mancano le chiome. Sì, intanto facciamo alcuni tronchi, quelli che stanno più lontani, poi ripasseremo di nuovo sui tronchi, anche con altri colori, con dei chiari a seconda di dove c'è la luce, e li faremo un po' davanti, un po' indietro. Ok? Però vedete che già così funziona, no? Abbiamo già un po' la situazione cespugliosa. Quando adesso io sto andando ora a caratterizzare il tronco, questo qui davanti, vedete che praticamente è l'ultimo atto fondamentalmente della costruzione della scena, perché poi si tratta di costruire una scena, un'illusione ottica. Ecco, vedete qui, praticamente abbiamo già due tronchi e praticamente il lavoro è finito, no? Nel suo grosso. È chiaro che poi richiede tutto il lavoro di rifinitura, no? Vedete, chiaramente il grosso poi deve essere fatto, nel senso però di rifinitura, e stando attenti a non caricare di dettagli le parti troppo lontane e le parti troppo vicine, perché entrambe sono fuori fuoco. Il punto focale più o meno è dove ci sta quell'albero centrale, no? Con gli alberi un po' dietro sulla sinistra, un po' sulla destra, poi si ferma lì. Già gli altri due tronchi sono abbastanza fuori fuoco, questo qui davanti è sicuramente fuori fuoco, quindi è stato dipinto in un modo astratto. Se mi mettessi, scusate, a dipingere la corteccia centimetro per centimetro come la vedo dalla foto, diventerebbe una ridicolaggine, non avrebbe senso della realtà, no? E qui chiaramente bisogna andare in maniera più attenta, e qui si possono usare dei pennelli più morbidi. Anche se devo dire che ne ho fatti relativamente poco uso. Ecco il lavoro finale, un lavoro che mi ha dato una buona soddisfazione, soprattutto perché si è svolto in un tempo molto breve, un paio d'ore circa, quindi
quanto più o meno i lavori in plein air. Qualcuno mi chiede, mi insegni questa tecnica, la tecnica alla prima? Sì e no, nel senso che se vuoi imparare la tecnica, difficilmente la imparerai. Potrai prendere delle cose, sicuramente dopo un corso di pittura alla prima ne uscirai migliorato, nel senso che avrai acquisito sicuramente più informazioni, più capacità e il tuo occhio sarà più attento, più vivace, coglierà degli aspetti della realtà che prima non coglievi, anche perché nei miei corsi si lavora molto dal vero, no? E questo serve per rieducare l'occhio e per imparare. Però difficilmente l'acquisirai nella maniera completa. Potrai acquisirla solo se arriverai alla comprensione che la pittura alla prima non è una tecnica, ma è un modo di intendere la pittura, sia dal punto di vista di come si realizza il processo pittorico, di come lo si porta avanti, ma soprattutto per come dobbiamo vedere, per come dobbiamo porci di fronte all'oggetto che vediamo. Questo richiede un percorso pittorico e di esercizio che è difficile da spiegare finché non lo si fa, veramente. Ma come lo si può imparare? Poi alla fine non è difficile impararlo, nel senso che c'è da ripetere alcuni esercizi, no? Si ripetono alcuni esercizi più volte in sequenza, partendo dai toni, partendo dalle proporzioni, per arrivare fino alla comprensione dei bordi e alla temperatura del colore, si ripetono in sequenza fino a che si arriva a comprendere quali sono tutti gli elementi da coordinare. In quel momento hai la possibilità di fare il salto di qualità, ma questo salto di qualità lo puoi fare solo se lo vuoi, perché questo richiede chiaramente un impegno in tal senso. Se tu hai dei dubbi e dici no, non fa per me, via, ok, c'è questa tecnica, però poi voglio ritornare anche a quella di prima o a quella che ho visto dall'altra parte, fai una gran confusione. È chiaro che ti può prendere lo sconforto, dice ma non ce la farò mai, è troppo difficile, come fai a vedere determinate cose? Tu la fai facile, quando vedo dipingere te, metti i colori e poi alla fine viene il quadro, dici provo, non ci riesco. E sì, ho fatto le lezioni che mi hai detto, magari, no, anche, cioè, però no, lì è una questione di volontà, di dire io questa cosa qui la voglio realmente, voglio veramente dipingere in questo modo. Se tu vuoi dipingere in quel modo, tu ce la fai. Questo non c'è alcun dubbio. L'importante è sapere come. E questo te lo spiego io, ma te lo possono spiegare anche altri, non è che sono l'unico, chiaramente. Bene, le informazioni relative ai miei corsi, come ho detto, sono qui sotto. Mi trovate chiaramente anche su Facebook e sugli altri social. Io vi ringrazio di aver visto questo mio video e di essere passati a visitare ancora una volta il mio canale. A presto, al prossimo video. Non scordarti di mettere un like a questo video e di iscriverti al nostro canale, così rimarrai sempre informato su tutte le nostre attività.